Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi nuovissimo video su un calendario dell'avvento. Ma come sempre, prima di incominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto per ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo video, che vi ricordo c'è ogni martedì, ogni venerdì alle ore 14:30. Vi ricordo anche, se vi va, di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok, per vedere gli altri contenuti che posto. Vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box. Oggi, altro calendario dell'avvento, ma penso che da qui a un po' ce ne saranno perché ho la cabina armadio invasa da calendari. Oggi partiamo con uno low cost. Il primo che abbiamo fatto è stato quello di ASOS. Comunque vi lascio nelle la playlist calendari dell'avvento perché ho già creato la playlist, così lì troverete tutti i video dei calendari. Abbiamo fatto ASOS, che è stato diciamo un high cost. Quindi ora andiamo sul super low cost perché parliamo di Essence. Il calendario dell'avvento di Essence è uno dei più attesi in questo periodo. Esce anche abbastanza presto perché appunto siamo a settembre. Io ho fatto il pre-order su Cosmetic for Less e mi è arrivato settimana scorsa, quindi vi lascio giù il link se è ancora disponibile. Se lo vedete sarà disponibile da tot data, acquistate tranquillamente, che tanto poi da quando sarà disponibile vi arriverà. Calcolate che io l'avrò acquistato più o meno a inizio la seconda settimana di settembre e mi è arrivato appunto l'ultima settimana di settembre, però state tranquilli che è un sito affidabile e se spendete più di un tot non pagate neanche la spedizione. Comunque il calendario dell'avvento di Essence costa 25 euro, è veramente poco e ha 24 caselline. Tutti noi abbiamo Essence, fa due calendari, questo è quello di Hawaii che vedremo più avanti. Questo qui di solito all'interno troviamo prodotti in edizione limitata per il calendario, quindi tutti a pack natalizi, super carini. Il packaging devo dire che è sempre sul rosa chiaro, comunque Essence con vari fiocchi di neve, e quest'anno si apre così a libro, abbiamo caselline qui, qua in centro, proprio come se fossero le pagine di un libro. È abbastanza piccolino, quindi anche vi occupa poco spazio rispetto ai calendari giga. Ma direi di non parlare troppo, ma di iniziare ad aprire le caselline, che saranno in disordine, sì, perché qua vedo 6, 2, 11, 8, ma vedo anche la 1. Le caselline sono tratteggiate, quindi noi semplicemente andiamo ad aprire. E di solito Essence mette anche un indizio sulla casellina, vedete? Ok, questo non è un indizio, però è una dedica carina. Non vedo l'ora di spendere questi 24 giorni con te. Nella casellina numero 1 troviamo un nutriente sheer lipstick con olio di mandorle. Adoro! Comunque c'è scritto che renderà dolcissimi i tuoi baci natalizi, troppo carino. E vedete che il pack è tutto non solo natalizio, ma con lo stesso pack del calendario. L'anno scorso c'era la ghirlanda, mi sembra, quindi tutti i pack avevano la ghirlanda. Adoro, il colore appunto non ha un numero perché è appunto in edizione limitata, quindi lo trovate solo in questo calendario, è molto sheer, cioè lascia, è tipo un lip balm colorato, lascia pochissimo colore, più che lipstick è un lip balm. Ah, e al centro un cuoricino trasparente. C'erano anche in gamma questi qui, simili. Io l'avevo preso al limone, però tipo a metà mi si è distrutto, è caduto, non so. Andiamo con la 2, che è una casellina quadrata. Vediamo se qui c'è un indizio, c'è ancora una dedica. Cerco di non guardare il prodotto. Matte with Love, sarà una cipria. Allora, vedo sì un prodotto viso, ma che bella! Ah, ok, una cipria colorata per fare color correction. Ed è, vedete, sempre pack, non mi starò a ripetere, ma saranno tutti così. E una cipria con un po' di colori, bianca, verde, per andare a correggere i rossori, molto carina. La cipria che c'era l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, forse l'anno scorso l'avevo utilizzata, è finita. Adoro le cipre di Essence, sono sottili, poi così piccole, comode da portare in viaggio, ci sta. Casellina numero 3, dove si nasconde? Qua, è lunga. Brushing around the Christmas tree, ok. Essence mette sempre anche dei pennellini, quindi abbiamo la carta. Ok, abbiamo anche qui il pennellino, sempre molto natalizio. Anche questo mi sembrava avessimo trovato simile l'anno scorso, ma in oro. Così, forse avevamo trovato addirittura lo stesso. Quindi questo, magari avrei cambiato il tipo di pennello. L'anno scorso avevamo trovati tre, uno per le sopracciglia, uno così e uno da sfumatura. Vediamo quest'anno cosa troviamo. Andiamo alla casellina numero 4, che qui ha tipo la stessa dimensione, un po' più piccola del rossetto. Ok, Jingle Nails, quindi abbiamo il primo smaltino del calendario. Essence è molto famosa per gli smalti, li usiamo più tanto? No, perché ormai tutti si fanno le unghie in gel, però cioè, chi le fa?
Questo è un glitter top coat, quindi un top coat glitterato dorato. Io lo porterò in negozio, anche in negozio non utilizzo tanto gli smalti normali, c'è chi li mette sui piedi. Questo può essere carino se voi, per dirvi, avete le unghie fatte in gel nere, mettercelo sopra, vi date una passata di glitter dorati, poi potete tranquillamente togliervelo con l'acetone senza andare ad impiccare il lavoro fatto in gel. Quindi finché è un top coat ci può ancora stare. Cerco la casellina numero 5, che è qui. Le sopracciglia parlano più delle parole. Abbiamo una matita di cera per le sopracciglia. Non l'abbiamo mai trovata nel calendario di Essence, di solito l'ho trovata in quella di Sephora Collection, di Revolution. Da Essence sinceramente è la prima volta. È una matita semplicemente trasparente che va a fissare le sopracciglia. Ora ci sono le saponette, quindi non so questa quanto possa essere utile, la usavo tantissimi anni fa, però insomma, chi lo sa, tutto torna, potrebbero tornare anche queste matite. Casellina numero 6, è questa qui giga, quindi potrebbe essere o una sheet mask o degli sticker per unghie. Ok, ci piace, abbiamo dei patch per il contorno occhi, versione natalizia, vedete, sembrano delle stelle comete. Bellissime, wake up effect, quindi effetto più sveglio, con acido ialuronico e vitamina C, bellissimi. Questi li ho fatti simili in collezione, però questi sono un po' più edizione natalizia, ci piace. Passiamo alla casellina numero 7, qui abbiamo l'oro, ovvero gli sticker per unghie. Stesso discorso di ASOS, potete comprarli, portare dalla Nail Artist e farveli attaccare sulle unghie, anche se ormai le Nail Artist dovrebbero averceli. Non sono top questi qui adesivi sulle unghie in gel, si prediligono quelli tipo tatuaggi, però sono molto carini, c'è un pan di zenzero, probabilmente li userò, c'era scritta ho ho ho. Almeno questi sono carini, dai, ci sta. E soprattutto natalizi. Casellina numero 8, dove sei? Qui. Non so se la vedete. Sì, la vedete? Mi sa che abbiamo l'altro smaltino. No, ma io che le rompo tutto, il lip care. Di solito troviamo sempre anche un lip balm e sono veramente buoni. Qui dovrei avere quello dell'anno scorso tutto rovinato, vedete? E guardate quanto ne è rimasto. Sono veramente buoni, super idratanti. E c'era anche lo lip scrub l'anno scorso che ho utilizzato e finito. Questo è lip mask, vedete che abbiamo cambiato. Ok, lip mask alla vitamina E overnight, quindi da applicare di notte. Ma che bello! Quindi voi vi applicate questo lip balm, questo lo metterò sul comodino, ve lo applicate come se fosse un lip balm, quindi anche comodo, e ve lo tenete tutta notte e vi fa da maschera labbra. Bellissimo, soprattutto il fatto che hanno cambiato e che non è ancora il lip balm o il lip scrub. 8. Ok, qui questo ho capito cosa abbiamo, è lui, è la I Love Extreme, penso che qui a casa ne ho 76.000, versione natalizia, perché lo troviamo sempre, sia in quello di Hawaii sia in questo. Questo con il pack natalizio, invece in quello di Hawaii avevo trovato quello versione curvatura e volume. Qui abbiamo il classico, cioè c'è scritto Crazy Volume, quindi non so se cambia qualcosa. Non lo apro perché davvero no, 10.000, no per turno, giusto anche per andare al mare. Il classico mascara best seller di Essence, però secondo me non il migliore. Casellina 10. Ok, anche questi, cioè spero di non trovarli anche nel DIY, di solito li trovavo nel DIY. Bastoncini in legno. Potevano evitarli, ok il pack carino me lo fai natalizio, però chi li usa più? Cioè a fare, per applicare gli strass ormai si usa il dotter, per fare le cuticole si usa lo spinge cuticole o la presa, quindi inutili, inutilissimi, piuttosto ancora la lima, te l'accetto. Casellina 11, un quadrato, potrebbe essere un'altra polvere viso, blushing, quindi abbiamo un blush. Bellissimo il pack, anche l'anno scorso ne avevamo trovato uno, che forse ho declatterato voi. È molto chiaro, ha delle incisioni anche, lo vado a provare qui perché essendo abbronzata, sì anche qui, cioè più che un blush, o è troppo chiaro per me o è un illuminante, sicuramente devo provarlo quando mi sbiancherò, però insomma, vedete qualcosa voi? Io vedo la perla luminosa c'è e si vede. Però il colore è veramente, veramente chiaro. Casellina era la 11, passiamo alla 12, che qui secondo me abbiamo il secondo pennello. Esatto, Jingle Blend, Jingle Blend, c'è scritto, bellissimo la reference.
secondo pennellino, ok, questo è diverso, stesso ovviamente manico dell'altro, però è un blending brush angolato, ci sta, molto comodo per mettere il prodotto qui, per sfumarlo qui, ci sta. Passiamo alla casellina numero 13. Ok, qui invece abbiamo un altro smaltino. Di solito Essence mette una base, un colore e un top. Quest'anno abbiamo trovato un top coat glitterato e ora una base anche un po' bluastra, quindi potrebbe essere un po' sbiancante. Ci sta, la base ci sta sempre perché magari c'è chi sui piedi magari si mette lo smalto tradizionale o fa pause dal gel. Ci può stare. 4. 14. Potremmo, intanto non abbiamo ancora trovato extra, a parte loro, che vabbè, potrebbero essere considerati nei. Ah, ecco, ce li abbiamo. Cioè, ma io li chiamo le cose. Anche l'anno scorso c'erano questi elastici per capelli, quest'anno identici, ma di altri colori. Piuttosto che un braccialettino, preferisco gli elastici, almeno possono essere utili. 15 è subito qui. Ok, abbiamo anche questo, lo troviamo sempre con un pack rivisitato, il Juicy Bomb. Cioè, guardate quanto è bello questo pack. Quelli che sono candy cane? No, sono i fiocchini di neve. Comunque, un lip gloss tradizionale, così con l'applicatore tipo molto anni 2000 mi fa. Un profumo buonissimo di lampone, sembra. Crazy Cherry, ciliegia. È molto shiny e abbastanza pigmentato per essere un gloss. Carino, quello dell'anno scorso era trasparente e l'avevo dato a mia mamma, perché non ce l'ho. 16, un quadratone giga, vediamo. Ah, ok, forse ho capito. Ce la posso fare a toglierli? Questi sono i fogliettini mattificanti. Voi ve li mettete in borsa, li troviamo spesso nei calendari dell'avvento. Voi mettete in borsa questo affarino, all'interno ci sono questi foglietti che ho appena rotto, che se vi vedete un po' lucidi, li passate e vi fanno da mo' di cipria. Ci sta. 17. Ok, questo ci sta sempre. Abbiamo un temperino. Lo troviamo sempre, varie forme. Cioè, a prezzo a meno che cambiano le forme delle cose. Parte piccolina, parte grossa. Questo qua è molto carino, con un mini contenitore rosa. Ci sta, ok, però adesso torniamo al make-up. Andiamo alla casellina 18, che potrebbe essere un'altra polvere viso. Esatto, ed abbiamo l'illuminante uguale al blush, sì, l'incisione dentro, sì, fuori è un po' diverso. Questo qui invece, a differenza del blush, sembra scuro per essere un illuminante. No, invece una volta swatchato risulta abbastanza chiaro, non l'illuminante più luminoso che io abbia mai visto, ma diciamo che ultimamente sta anche passando la fissa dell'illuminantone, tipo oggi io neanche lo indosso. Quindi ci può stare, può aver seguito il trend, diciamo, ma non credo sia stato fatto per quello. 19 strasottile e lunga, potremmo avere una matita, ed infatti è quello che abbiamo. Anche questa la troviamo tutti gli anni, ovvero il casual nero, sempre uguale però col pack natalizio. Anche questa non sto a swatcharvela, è una semplice matita nera perché magari la regalo. Casellina 20, dove sei? Abbastanza grandina. E anche questa, cioè, voi direte il calendario delle ripetizioni. Sì, ma sono cose che da un anno con l'altro puoi finire. La matita nera la puoi finire, il mascara lo puoi finire, il lip balm avete visto che l'ho finito. Ci sta. Crema mani la fanno sempre in tutti gli anni nei calendari, scambiano appunto il pack. La finisco sempre perché mi piace un sacco. È la classica crema mani che tengo in borsa, sia per la dimensione che è minuscola, sia perché non unge le mani, ma va proprio a dare quel boost di idratazione quando ne avete bisogno. Quindi top, mi piace. 21. Qua potremmo avere l'ultimo smaltino. Esatto. Qui abbiamo un colore invece. Quindi ci ho messo base, colore e top glitterato, che potrebbe starci bene anche sopra qui perché abbiamo un lillino. Molto carino, anche il deal è andato tantissimo primavera-estate. Quindi ci sta inserirlo. Ma passiamo alla 22, che è l'ultima di qui, e potremmo avere l'ultimo pennellino. Esatto. Vediamo com'è. Ok, ci sta. Diverso, angolato, ottimo per fare gli eyeliner sfumati, per riempire le sopracciglia. Top. Quindi abbiamo il nostro set da 3 di pennelli, il 3 di smalti. Mi piace che unisca un po' le cose tra di loro. Ultime due caselle, abbiamo la 23.
quindi antivigilia di Natale. Sapevo che c'era perché prima o poi arrivava, però me la sarei tolta prima. Ovvero la lima, per quanto la facciano carina, per quanto possa essere utile, perché ho visto io prima di andare al mare mi ero spaccata un'unghia e non avevo niente qua a casa per limarmela, cioè, e ci lavoro. Quindi sempre utile, questa è molto bella, fucsia rosa che sfuma, dietro anche è decorata, però insomma non l'avrei messa il 23 dicembre, per quanto bellina sia. Il 24 è minuscolo, secondo me abbiamo un rossetto, perché non ce l'abbiamo neanche ora. È talmente grande con il centro che non riesco ad aprirla. Eccolo qui. Ma quanto è bello. Ah, ok. È andato stravirale, virale il loro lip balm glitterato che cambiava colore a seconda del pH delle labbra. E l'hanno voluto inserire in versione natalizia. Quindi non è un classico lipstick, ma guardate, a parte il pack bellissimo, è tutto glitterato. E questo cambia colore in base al pH delle vostre labbra, quindi applicato è totalmente trasparente. Una volta che senti il pH assume una colorazione di solito sul rosato. Però mi piace un sacco, a parte il pack stupendo, sia il bullet in sé sia il pack esterno, sia il fatto che l'abbiano inserito appunto credo perché sia andato così virale quello che hanno lanciato in gamma. Quindi siamo giunti alla fine di questo calendario, devo dire che iniziamo bene i calendari low cost, ma sapevo di andare un po' sul sicuro con Essence perché veramente tutti gli anni lo compro, perché tutti gli anni, per quanto siano, come vi dicevo, le stesse bene o male cose, cercano sempre di modificarle. Per quanto vi mettono le layout extreme, sempre una cosa che comunque potete finire, e vi cambiano sempre il colore del pack, il disegno del pack. Il 25 dicembre, 24, casella preferita assolutamente. Le polveri comunque vi mettono sempre blush illuminante, poi mi cambiano il colore. La cipria non c'è mai stata così colorata. Il set di pennelli mi piace un sacco. Gli smalti ci sta, ci devono essere. Hanno messo il lip balm diverso quest'anno, l'hanno messo così. Hanno messo una maschera notte, cioè mi piace davvero tanto. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Cioè, se dovessi consigliarvi un calendario low cost con tanto make-up, io vi direi di andare su Essence per il momento. Però insomma, siamo ancora agli inizi di questi calendari. Ma fatemi sapere voi nei commenti assolutamente cosa ne pensate di questo calendario. Io devo dire che concludo il video molto felice. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Che vi ricordo ogni martedì e ogni venerdì alle ore 14:30 e soprattutto di non perdervi i video sui calendari. E niente, vi ricordo ancora una volta anche di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok, per ricevere spoiler, per rispondere ai sondaggi sui calendari, perché ancora non usciranno, quindi ancora avrò bisogno di un vostro parere per sapere cosa volete vedere e cosa no. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!